Professor Maurizio Bossi, buongiorno. Perché interessa così tanto il gossip sessuale? Buongiorno a voi innanzitutto. Pensiamo che uno dei grandi motori immobili dell'umanità è proprio la sessualità. Pensiamo che noi pensiamo al sesso 0,6 volte all'ora, anche quando dormiamo. E infine l'erba del vicino non è sempre più verde, ma ci interessa. Almeno tre ragioni dunque per il quale siamo interessati e siamo portati a questo. Ma vorrei subito cambiare termine, da gossip a aneddotica sessuale. Sì, perché c'è una valenza positiva. E dove viene impiegata questa valenza positiva? L'aneddotica con i ragazzi, con i giovani, nei colloqui con i giovani. Si sa che per ottenere l'attenzione bisogna muovere l'emozione. E dunque con i giovani, parlando di sessualità, parlando di educazione sentimentale, questa è la nostra modesta esperienza, non tanto il gossip, ma l'aneddoto, il ricordo, la memoria. Ti ricordi quel particolare? Beh. Sì, e allora parliamone. Parliamo di contraccezione, parliamo di sessualità, parliamo di tutte le cose che interessano i giovani, partendo dall'aneddotica. Professor Bossi, un secondo, ma allora, pettegolezzo, diceria sono una cosa, no? Mentre la maldecenza e la calunnia sono tutt'altra cosa. Vogliamo delineare, secondo me, i confini, cioè capire quali sono le differenze più importanti, secondo lei? Professor Bossi. Certo, c'è un crescendo rossiniano dalla maldicenza in cui io riprendo una notizia, magari come diceva Ippoliti, e la... gli metto un po' un fiore, l'allargo, la enfatizzo, alla calunnia che per definizione è una notizia falsa attribuita a una terza persona. Non a caso ne parla anche il codice penale. Dunque, se per le prime maldicenza c'è semplicemente il limite della buona educazione, della creanza, per la calunnia il limite è il codice penale. Professore, quando ci si scopre vittime di pettegolezzi di tipo sessuale, cosa si deve fare, professor Bossi? Le ricette sono molte, io ve ne propongo una molto semplice. IAO, I come ironia, A come autocritica e O come oblio. Dunque, innanzitutto un po' di ironia, prendiamolo, nella stragrande maggioranza dei casi sono pettegolezzi di basso livello. Poi un po' di autocritica, ma che cosa ho fatto io perché tu dica queste cose? E quindi forse cambiare qualche mio atteggiamento. Ed infine la terza, l'oblio. Questo nella stragrande maggioranza dei casi. E poi, invece, quando si trascende, beh, allora non è più competenza del sessuologo e dell'aneddotica sessuologica quanto dell'avvocato. Tania.